Home sweet home, casa dolce casa. Quanto è bello tornare a casa, semmai dopo un'intensa giornata di lavoro, ritrovare le nostre cose al loro posto. È tutto così rassicurante, come dire, familiare. La familiarità è un fenomeno investigato da decenni in ambito finanziario. Si tratta di un'euristica decisionale, una scorciatoia mentale utilizzata dal nostro cervello per prendere le scelte. Le euristiche ci aiutano nella vita di tutti i giorni a prendere decisioni in modo automatico, senza sforzo, e sono utili quando dobbiamo decidere in fretta, semmai sotto pressione o in condizioni di elevata incertezza, di solito. Perché in ambito finanziario invece possono portare a commettere errori molto costosi. Se una cosa è per noi familiare, spesso la percepiamo come più sicura e in generale migliore. È quello che accade quando le persone investono in titoli che conoscono. Eni, Enel, TIM e altre grandi aziende italiane sono molto note, siamo esposti ai loro brand tutti i giorni, spesso ne siamo clienti, insomma le conosciamo, o meglio, pensiamo di conoscerle. Non sappiamo, per esempio, chi sono le figure chiave in azienda o quali sono le loro strategie di lungo periodo. Sono semplicemente familiari e spesso questo basta al nostro cervello per pensare che siano buoni titoli. L'errore che stiamo commettendo è noto come home bias, l'errore della casa. È l'evidenza per cui alcuni risparmiatori tendono a investire gran parte del proprio patrimonio in titoli domestici, italiani in titoli italiani, francesi in titoli francesi e così via. Una ricerca del 1990 mostrava come in molti paesi i risparmiatori investissero anche oltre il 90% della loro ricchezza in azioni del proprio paese, non per patriottismo ma per familiarità. Se prendiamo gli investitori statunitensi, poco male, il mercato azionario americano rappresenta oltre il 50% di quello mondiale, ma se consideriamo quelli italiani il problema è serio. Chi investe quasi esclusivamente su azioni italiane sta concentrando i propri investimenti su un mercato che vale meno dell'1% di quello globale. L'errore sta nella mancata diversificazione a livello geografico, che permette di migliorare sensibilmente il rapporto rischio-rendimento dei nostri investimenti. C'è anche evidenza di home bias settoriale, cioè la tendenza a investire in settori che si pensa di conoscere, per esempio solo perché ci si lavora. C'è poi l'home bias locale, per cui si tende a investire in aziende locali, se quotate in borsa, per il solo fatto di viverci vicini. In alcuni paesi, come l'Italia, lo stesso sembra valere anche per i titoli di Stato. Per semplificare lo potremmo chiamare l'effetto BTP. Ovviamente i BTP possono essere inseriti nel proprio portafoglio, ma si dovrebbe farlo nel modo giusto e per i motivi giusti. Occorre infatti considerare sia il rischio emittente, cioè che lo Stato italiano fallisca, che quello da tasso di interesse, che deriva dalla relazione inversa tra il prezzo di BTP e il tasso di interesse di mercato. Quando per esempio i tassi di interesse salgono, come accaduto da luglio del 2022, il prezzo di BTP scende, come quello di altre obbligazioni a tasso fisso. Ovviamente ci sono anche i BTP agganciati a parametri come l'andamento del PIL, il prodotto interno lordo o all'inflazione. Negli ultimi anni sono stati infatti emessi vari tipi di BTP, come il BTP Italia, il BTP Futura o più recentemente il BTP Valore. È però importante conoscerne in dettaglio le caratteristiche per investire in maniera informata e comprendere i rischi che si corrono. Nella realtà ci sono investitori che non comprendono appieno le differenze fra questi titoli e i diversi rischi a cui vanno incontro. L'ancoraggio mentale alla parola stessa BTP può essere talmente forte da farlo ritenere sicuro a prescindere dalla tipologia prescelta. Prevale quello che viene denominato effetto certezza, cioè la preferenza innata che abbiamo per quello che è certo rispetto a quello che è incerto. Per questo motivo difficilmente l'investitore medio ha idea dell'andamento altalenante del prezzo dei BTP, soprattutto quelli di lungo periodo che possono risultare anche molto volatili. Mentre ci sono investitori preoccupati dell'andamento dei loro fondi obbligazionari perché osservano quanto sono calati a causa dei numerosi, repentini e rilevanti aumenti dei tassi di interesse delle banche centrali, in pochi forse hanno idea di quanto abbiano perso i BTP nello stesso periodo. Anzi, credono di non aver subito perdite. Il motivo è semplice. Non guardano l'andamento del prezzo del BTP, come dire, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. L'investitore medio parte dunque prevenuto, credendo che il BTP non possa perdere per definizione. Si tratta di un pregiudizio cognitivo che occorre scardinare, perché alcuni fondi obbligazionari che investivano in titoli di Stato hanno fatto meglio dei BTP,
cioè sono riusciti a contenere le perdite grazie alla gestione attiva che li caratterizza. C'è poi un altro aspetto da considerare, denominato effetto lingua madre. Le informazioni sui BTP sono in italiano, mentre quelle su titoli di Stato di altri paesi spesso in altre lingue, o quantomeno in inglese. Anche questo può rappresentare un ostacolo per molti investitori che alla fine rinunciano alla diversificazione che si otterrebbe investendo in titoli di Stato di altri paesi. Insomma, il fai da te è ancora più pericoloso su quello che per noi è familiare, che pensiamo di conoscere. Un proverbio inglese recita "Better the devil you know", cioè meglio il diavolo che conosci a quello che non conosci. Negli investimenti invece è meglio ricordarsi che se giochi con il fuoco, prima o poi ti scotti o ti bruci. Meglio evitare e farsi affiancare da professionisti.